Buonasera, buon lunedì telespettatori di RTA, buon inizio di settimana. Il TG lo apriamo con la cronaca. La mattinata di ieri, caratterizzata da una serie di piccole scosse ripetute di terremoto che hanno coinvolto un po' tutto il Parmense. Scosse così lievi che nessuno è stato svegliato nel sonno e si è accorto di nulla. Un piccolo sciame sismico che si è presentato tra la Valtaro e la Valceno la prima volta a 29 km di profondità, magnitudo 1.7, registrata alle 6:52 tra i comuni di Solignano, Varano e Varsi. La seconda scossa 3 minuti più tardi alle 6:55, magnitudo 1.6, con epicentro a 28 km e con profondità, scusate, a 28 km ed epicentro tra la Valtaro e Valmozzola. L'ultima scossa infine registrata alle 9:19, una profondità di 10 km in Valceno, magnitudo 1.7. Voltiamo pagina e parliamo dell'Unione dei Comuni. In ritardo la sentenza di Stato per quanto riguarda la revoca di Terenzo e il primo cittadino Danilo Bevilacqua ai nostri microfoni vuole fare un po' di chiarezza. La sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso del Comune di Terenzo per la revoca a componente dell'Unione dei Comuni delle Valli del Taro del Ceno, inviato lo scorso ottobre, doveva essere sentenzato entro febbraio. Ora siamo in aprile e tutto tace. Terenzo, un territorio franoso fatto di calanchi, dedito all'agricoltura, attraversato da ruggenti moto sulla statale e dai pellegrini della via Francigena, è uno dei comuni della provincia con la più bassa densità nel rapporto abitante per chilometro quadrato. Pressoché allo stesso livello sono anche due dei quattro comuni confinanti, Solignano e Barceto. Con Unione ferma la partenza, in ultima analisi la logica di domani vorrebbe la nascita di 3 macro aree. Ma sentiamo in merito le ragioni di Danilo Bevilacqua, sindaco di Terenzo, fatto di chiare parole, taglienti e dirette. Come evidenziato da questa cartina, dove viene messo in evidenza la posizione di Terenzo completamente isolata dagli altri comuni, no? Per poter entrare in unione con questi comuni. Cioè, la parola unione vuol dire mettere insieme servizi, mettere insieme tutte le cose necessarie al buon funzionamento di un comune. Io mi chiedo come noi di Terenzo possiamo mettere insieme dei servizi contorno allo Compiano, Pellegrino Parmense o Bore. Al di là di questa considerazione logica ed evidente che è di buon senso, noi siamo stati contrari fin da subito, anche quando eravamo in minoranza, alla costituzione di quest'unione, per un semplice fatto. È stata una forzatura voluta dal Partito Democratico locale, mal gestita e chiaramente non è stata imposta dalla regione come vogliono far credere. Nessuno l'ha potuta discutere questa cosa qui, è stata una cosa decisa dagli allora capi, eccetera, il sindaco di Terenzo, il sindaco di Varano, il sindaco di Borgotaro, e hanno voluto, diciamo, far vedere che loro erano in grado di fare questa unione. Il comune di Terenzo è sempre stato contrario, la popolazione di Terenzo è sempre stata contraria, perché noi in 3 giorni abbiamo raccolto circa 700 firme contro questa unione. Noi avevamo fatto una revoca della delibera di adesione, attenzione, che non è un recesso, una revoca, eh? Il recesso sarebbe di dire io mi tolgo, la revoca è addirittura io non voglio entrare, quindi noi non abbiamo ancora conferito nulla a questa unione, ecco, i conferimenti fatti dal precedente sindaco sono illegittimi in quanto non accompagnati da un piano finanziario. Probabilmente c'è una differenza fondamentale di volontà politica. Il sindaco di Solignano è un civico, il sindaco di Fornovo è un civico. È chiaro che il civico tendenzialmente non può sottoporsi a degli ordini di partito che cercano soprattutto di salvaguardare i propri interessi e non quelli dei cittadini. Questo mi sento di dirlo e di difendere a spada tratta i miei colleghi, che onestamente il punto
principale per cui svolgono la loro attività è quello di porre un servizio al cittadino e non un servizio di potere, di carica come fanno gli altri sindaci. In questo ex territorio, ex comunità montana, le fusioni dovrebbero essere come logica 3, Alta Valtaro, Valceno e Bassa Valle. Bassa Valle che comprende tutti i comuni tipo Solignano, Fornovo, Terenzo, Valmozzola e anche Berceto. Berceto il sindaco Lucchi assolutamente non è disponibile a nessun dialogo di questo tipo. Questa sarebbe la logica, insomma. L'Alta Valtaro avrebbe una logica, una gestione di servizi. La Valceno avrebbe una logica, una gestione di servizi. È chiaro che purtroppo, come ripeto, si imposta sempre il discorso a livello di numero di abitanti e non di territorio. E intanto il Consiglio dell'Unione torna a riunirsi giovedì prossimo, 7 aprile alle 20.30, nella sala consiliare del municipio di Varano de' Melegari. L'unico punto all'ordine del giorno, dopo l'approvazione del verbale dell'ultima seduta del 23 marzo, riguarderà l'approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Unione dei Comuni Valli, Taro e Ceno. E ora torniamo a Fornovo, maggiori dettagli sulla brutta vicenda che riguarda il centro privato di Al Center, che era accreditato con l'azienda USL. Torniamo sulla vicenda del centro dialisi privato di Fornovo, ma accreditato in Emilia-Romagna, il Dial Center. I militari hanno accertato dunque che tra il 2010 e il 2014 nel centro sono state prescritte ben 413 sedute di dialisi extra, mai effettuate, per un danno totale a carico dell'USL di Parma di circa 60.000 euro che sono stati indebitamente percepiti. Le sedute mai fatte sono state rimborsate dall'USL, 144 euro per ogni dialisi falsa. La procura ha ottenuto il sequestro preventivo della somma del conto corrente della struttura finalizzato alla confisca. Le indagini dei militari del NAS sono durate oltre un anno e hanno portato, lo ricordiamo, a due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ad un divieto per 12 mesi di esercizio della professione medica, a 7 decreti di perquisizione e ad un sequestro preventivo penale di 60.000 euro. Gli esami erano prescritti a ignari pazienti, esami mai effettuati, con la complicità del medico che firmava l'avvenuta dialisi e della responsabile infermieristica che preparava i relativi documenti. E proprio l'infermiera, insieme al legale responsabile della struttura, è finita agli arresti domiciliari. Ma altre 4 persone risultano indagate, personale infermieristico e medico che ha lavorato in passato nel centro e che si sarebbe reso complice del meccanismo di truffa. 7 le perquisizioni, 3 nelle abitazioni dei principali indagati, 2 in studi di commercialisti di Parma, 1 nel centro stesso, l'ultima nel centro dialisi dell'ospedale di Olio Po, il cui personale operava anche in provincia di Parma. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso in atto pubblico e violenza e minaccia. Venerdì 8 aprile alle ore 21 in Biblioteca Manara a Borgo Taro la lista civica resistenza del CERRO terrà un incontro e parlerà della gestione dei rifiuti, un paese fermo al 25% di differenziata, incentivi, promozioni del riciclaggio e legge regionale 16 del 2015. Ci sarà come invitato alla discussione Paolo Tazzini, membro commissione tecnica regionale per i consumatori, ovviamente la cittadinanza è invitata. Ed ora ci spostiamo a New York, dove si è tenuto il dinner and dance degli italo-americani, dei valtaresi, trasferiti ormai da tanti anni là, ma che hanno sempre la Valtaro nel cuore. Come sapete, ogni anno grande festa, quest'anno una premiazione eccellente per l'uomo dell'anno. Il professor Aldo Guardoli, responsabile dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Santa Maria di Borgo Taro, nonché direttore del dipartimento chirurgico del presidio ospedaliero aziendale, è per la Valtarese Foundation di New York the man of the year, ovvero l'uomo dell'anno. L'importante riconoscimento gli è stato assegnato ieri durante il pranzo di gala del dinner and dance italo-americano, un imperdibile appuntamento per tantissimi valtaresi ed emigrati nella Grande Mela. L'unità operativa guidata dal dottor Guardoli
Bardoli è una vera e propria eccellenza, non solo del nostro nosocomio, ma riconosciuta ormai in tutta Italia e anche all'estero. Tanti i pazienti, infatti, che giungono in Valtaro per essere operati dall'equipe ortopedica che vanta giovani e validi chirurghi che hanno fatto della professionalità e della ricerca continua il loro biglietto da visita. Insieme al professor Guardoli è stato premiato anche il professor Rolando Del Maestro, di origini borgoteresi, neurochirurgo, che dirige un importante centro in Canada all'avanguardia nel campo dei tumori al cervello, conosciuto a livello mondiale. È improvvisamente mancato ieri all'affetto dei suoi cari Carlo Borzoni, 83 anni, di Borgotaro. Borzoni, insieme alla moglie Nella, aveva vissuto per un certo periodo all'estero, in Inghilterra, e una volta rientrato in Valtaro era stato assunto presso il cementificio Fibronit. Domani sera alle 20:30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino sarà recitato il Santo Rosario, mentre i funerali avranno luogo mercoledì partendo alle ore 14:30 dalla camera mortuaria dell'ospedale Santa Maria, sempre per la chiesa di Sant'Antonino. In questo momento di grande dolore lo piangono la moglie Nella, le figlie Emanuela con Antonio, Claudia con Giuseppe e Patrizia con Alessandro, gli adorati nipoti Denise, Luca, Michele, Erika ed Anna, il fratello e la sorella. Il mobilificio Claudio Bertani è vicino alla famiglia, in particolare ad Emanuele ed Alessandro, e porge insieme a Radio Tele Appennino Parma le più sentite condoglianze. Il cane che vedete nella foto sabato mattina è stato ritrovato sulla vecchia strada per Bertorella. È maschio, ha circa 2 anni e mezzo, è dolce, affettuoso e porta un collarino in similpelle di colore giallo. Ora si trova al canile ma è disperato e piange se nessuno è con lui. Evidentemente è abituato ad una famiglia. Se lo avete smarrito potete chiamare l'ENPA al numero 0525 826 048. Lo scorso 30 marzo invece si è persa una gattina, probabilmente incinta, di colore grigio tigrato. È stata smarrita nei pressi del canile di Tiedoli. Se avete notizie utili potete chiamare il 329 2115264 oppure lo 0525 96675. L'amministrazione comunale di Berceto ha prorogato l'incarico di assistente sociale per l'anno in corso, affidato sino al 31 dicembre in convenzione con il comune di Valmozzola, alla dottoressa Giovanna Murru di Valmozzola, un servizio che comprende i minori, la parascolastica, limitatamente al ruolo di assistente sociale, i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti, i disabili adulti, gli anziani non autosufficienti e fragili. Il compenso annuale corrisposto alla dottoressa Murru resta invariato rispetto a quello del 2015 e corrisponde a 20.000 euro, di cui 14.000 a carico del comune di Berceto e 6.000 a carico del comune di Valmozzola. Pagina sportiva, diamo spazio al lungo commento del lunedì relativo ai campionati di calcio di prima, seconda e terza categoria. Anche qua nei campi, minuti di silenzio in ricordo del grande Cesare Maldini, scomparso ieri. Nella 28esima giornata del campionato di prima categoria, la Valtarese al campo Bozia di Borgotaro ottiene un pareggio con la ex prima della classe, il Viadana, che dopo aver affrontato i ragazzi di Sipone scende al secondo posto. Un pareggio che per la Valtarese vale una vittoria, un incontro ben amministrato da entrambe le compagini, con il Viadana che sicuramente puntava a vincere per diminuire il divario con Basilica 2000 e la Valtarese che invece ha saputo tenere testa agli ospiti, un preziosissimo punto. La terza in classifica è il Marzolara, fermato con un pareggio la vigilia di Pasqua proprio dalla Valtarese, si è rifatta ieri a spese del Solignano, battendolo in casa per 1-0 e trovandosi ora ad un solo punto dal Viadana e a 2 punti dalla capolista che ieri ha avuto la meglio sul proprio terreno di gioco contro il Fornovo, battendolo per 2-1. E se il Solignano, seppur sconfitto, è già ormai matematicamente salvo, la formazione allenata da mister Villani difficilmente riuscirà a salvarsi, anche se nel calcio fino all'ultimo è d'obbligo il mai dire mai.
Infine, ottima prova anche del Bardi, vittorioso per 2-1 contro il Gattatico in una partita molto sofferta ma vinta grazie alla tenacia, al cuore, alla volontà e alla grinta messa in campo da subito. Una vittoria raggiunta all'ultimo secondo di gara in zona recupero al 94esimo e forse proprio per questo ancora più bella. Una vittoria che potrebbe essere davvero decisiva ai fini della salvezza, anche se per avere la certezza assoluta il Bardi dovrà ottenere ancora un punto nelle ultime due partite in programma. L'incontro di ieri è stato costellato da infortuni e squalifiche, brutto su entrambi i fronti. Ad avere le migliori occasioni nel primo tempo è stata la formazione reggiana di mister Ferrari, mentre nella seconda frazione di gioco la partita si è fatta noiosa con lo spauracchio di uno sterile 0-0 finale. E invece al 44esimo del secondo tempo la partita improvvisamente ha avuto un sussulto, si è animata e il Gattatico è andato in rete con un fantastico gol. Sembrava fatta per la formazione ospite, che però nei festeggiamenti per la rete segnata è andata un po' oltre, con un giocatore che ha sfidato con un gesto antisportivo la panchina di casa ed è stato giustamente espulso, lasciando i suoi in 10. La reazione del Bardi c'è tutta e al 47esimo del secondo tempo, in una mischia furibonda, Luca Soldado Pontremoli, subentrato al 24esimo a Luca Balestrazzi, trova il varco giusto per insaccare la palla dell'insperato pareggio. Ma non è ancora finita, i minuti di recupero assegnati sono 4 e il Bardi ci crede, e nell'ultimo scampolo di partita, all'ultimo minuto in area di rigore, succede davvero di tutto. Rigore per il Bardi, sacrosanto, fischiato dall'arbitro, si accende una discussione e a farne le spese il capitano Massimo Losa, che viene espulso. A calma ripristinata dal dischetto degli 11 metri, il bomber Gianmarco Cavazzini buca per il definitivo 2-1. Ma non è ancora tutto, perché dopo il fischio finale l'arbitro decide di espellere anche il numero 4, Bonori, del Gattatico per proteste. Il Bardi finisce l'incontro in 10, il Gattatico in 9. Domenica prossima la Valtarese 12° posto, 34 punti, sarà ospite del Sorbolo che si trova in quinta posizione. Il Fornovo invece terz'ultimo con 24 punti ospiterà in casa l'ultimo della classifica, il Sant'Ilario, che di punti ne ha 6. Il Bardi, salito a quota 36 al 10° posto, andrà sul campo del Lesignano che è 13° a quota 33, mentre il Solignano, 38 punti, se la vedrà con il Biancazzurra che ne ha 50 di punti ed è quarto. Seconda categoria, dove nella 20esima giornata ha tenuto banco il derby della Valtaro tra Borgotaro e Valgotra, giocato al campo Capitelli e conclusosi con un punto a testa. Il Borgotaro, tornato in seconda posizione, è sceso in campo per ottenere una vittoria utile per prendere le distanze dal Felegara, che lo segue a 4 lunghezze e di distanza, senza fare i conti però con il Valgotra, che in 10ª posizione ha tenuto testa ai padroni di casa fermandoli sul pareggio. È finito in parità ma a reti inviolate l'incontro tra il Fraore e la Folgore Fornovo. Punteggio tennistico infine per il Lemignano, che ha letteralmente travolto il Compiano, che in casa non ha saputo reagire ai forti ospiti che l'hanno fatta davvero da padrone, vincendo facile per 6-1. Compiano assolutamente inesistente e sempre più relegato nelle zone pericolose della classifica. E sarà proprio un derby tra ultimi, quello di domenica prossima, tra la Folgore Fornovo, terz'ultimo posto con 22 punti, e il Compiano, penultimo a 21. Impossibile un pronostico, in quanto entrambe le squadre della Valtaro potrebbero battere gli avversari portando a casa 3 punti che potrebbero davvero essere fondamentali. Tutta un'altra musica per Lemignano e Borgotaro, che si affronteranno invece per rimanere ai vertici: Lemignano quarto, 35 punti, Borgotaro secondo con 5 punti in più. Infine potrebbero arrivare 3 punti importanti per il Valgotra, che in 10ª posizione ospiterà l'Audace, sempre relegata all'ultimo posto con 4 punti. E vediamo i risultati della 22esima giornata di terza categoria. È terminato con la vittoria della Bedognese United per 1-0 il derby con la Dinamo Solignano. In rete è andato Oneto, incontro combattuto dove la Dinamo ha reclamato un rigore non fischiato dall'arbitro, riconosciuto anche dagli avversari, quando il risultato era sull'1-0 e la partita poteva prendere tutta un'altra piega. Vittoria netta della Varanese ai danni di Terre Alte Berceto, l'incontro è terminato 2-0. Momenti di apprensione per Albertelli del Berceto, trasportato in ospedale per accertamenti. Domenica la Dinamo Solignano, ultima con 4 punti, sarà sul campo della Coop Nord-Est, che è 10ª. La Bedognese, 34 punti, 7° posto, ospiterà il Sala Baganza, che è 13°. Infine Terre Alte Berceto, 12° posto, se la giocherà con la Virtus, che è 9ª.
Previsioni del tempo per domani, martedì 5 aprile. Avremo irregolarmente nuvoloso, nel pomeriggio cielo velato con discreta insolazione, in serata foschie e probabili nebbie. Le temperature minime sono stabili intorno agli 11 gradi, le massime invece in salita comprese tra 17 e 23, infine i venti saranno deboli. Questa sera in diretta alle 20.35 Punto Sport con Giovanni Bonfiglio, alle 21.30 Atlas, alle 22 il TG e a seguire Ballo che sballo in TV. Noi ci fermiamo qui ringraziandovi ovviamente per l'ascolto. Buon proseguimento e a domani.